Intervista, la davo. Vado io insieme per far sì che eventualmente dire, le cose si capiscano. No, anche da perché, anche perché sono di madrelingua, sono americano, sì, io sì. Quindi capisco Vediamo. Benissimo quello che stanno dicendo. Devo dire che era studiato, tutti hanno dato qualcosa. Ora c'è la possibilità di fare una squadra che possa essere protagonista. Non dico il primo anno siano protagonisti per Salvini, sarebbe una promessa stupida, ma una squadra che possa far divertire la gente, che possa rappresentare Forlì a Forlì e fuori, perché l'immagine è molto importante. Sono un'appassionata di basket, sono stata a diverse partite di basket, persino anche in America a vedere le partite. Pensavo, speravo di fargli una sorpresa direttamente da Banca d'Italia. Poi ho fatto un piccolo passo. Sono 10 anni che io mi occupo di consulenza alle società. Nella fattispecie accompagno le società che ancora non sono quotate in borsa, le accompagno a quella che è la quotazione sul mercato azionario della Borsa di Milano. Spiegheranno quelli che sono i loro programmi, programmi ambiziosi, programmi comunque concreti, programmi comunque ancorati ad una realtà forlivese. Penso che sia normale che una famiglia che ha un patrimonio multimilionario cerchi, tra virgolette, di tenersi un pochino riservato. La sede legale, anche per comodità di ricevere la posta, ce l'abbiamo a casa nostra, perché di famiglia è mia moglie, anzi, sono un povero fallito, c'ho anche la casa all'asta, quindi... Quando gli abbiamo chiesto come pensava, sicuramente dava delle ampie garanzie di portare la palla a canestro agli apici nazionali, perché tra l'altro siamo stati. Tirato in ballo l'Armani J di Milano, massima simpatia per l'Armani J, anche perché a Milano ci lavoro, però è chiaro che noi in questo momento abbiamo cominciato un percorso per fare competizione agli altri livelli, ma se tutto a caso siamo così bravi che il prossimo anno dovessimo vincere il campionato, vogliamo poi andare a farci ridere dietro, no? Ripeto, è stato fatto un paragone tra virgolette neanche troppo riverente con l'Armani J. Non è che io ho paura di fare concorrenza a Giorgio Armani, che peraltro è uno dei miei stilisti preferiti. Sei convinto la prossima settimana di poter avere delle notizie? Non faccio promesse di tempi, ma sicuramente le cose nel sistema. Abbott, Beciro, dice Fidic, scappano o ti aspettano? Penso che qualcuno mi aspetta intorno. Non voglio essere frainteso con il lato venale della situazione. Non è che chiedo la presenza del pubblico perché abbiamo bisogno di arrotondare, perché grazie al cielo di quattrini non ne abbiamo bisogno.